Per continuare la saga della Banda della Magliana, oggi vi voglio parlare di Marcello Colafigli, detto Marcellone. Marcello Colafigli è quella persona, quella figura che ha ispirato il bufalo di Romanzo Criminale. Però andremo un attimino a capire se effettivamente il bufalo di Romanzo Criminale somiglia veramente a questo Marcello Colafigli o se non c'entra nulla. Perché sai, alcune volte i personaggi che vi vengono dipinti magari nella serie TV, nel film, sono particolarmente diversi da quelli reali. Perciò se vi interessa il video su Marcello Colafigli, rimanete. Altrimenti, cari amici, come al solito, andatevi a mangiare i fonsis con bel soffione. Scuola di Botte. Siamo di scuola di botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli. Veniamo alle origini di Marcello. Marcello Colafigli è il quinto figlio di una famiglia normalissima, onestissima, e perde prestissimo la madre. In più lui vive, tra virgolette, un altro trauma, che è la morte del fratello gemello alla nascita, e da qui si narra la leggenda della sua forza sovraumana. È come se lui avesse acquisito anche la forza del fratello e avesse questa forza sovraumana. Perché veniva chiamato Marcellone? Perché non era grosso, era normalissimo di corpo, ma raccontano i compagni, in particolare Mancini, che lui sviluppava una forza sovraumana in determinati momenti. Si raccontano storie del tipo che abbia scosso completamente le sbarre del tribunale dove era rinchiuso un giorno solo per un impeto e che addirittura abbia incrinato a pugni il vetro blindato sempre di dove era detenuto. Perché Marcello Colafigli è uno dei membri della Banda Magliana ancora vivi, addirittura dai tempi della fondazione fu proprio uno dei primi a essere annesso a questa Banda della Magliana, già dal 1977, ma è anche quello che è detenuto da più anni. Sono 35 anni consecutivi che Marcello Colafigli è detenuto. Al di là di alcune parentesi, tra cui un'evasione che aveva fatto durante la detenzione del manicomio criminale, per il resto lui è stato ed è ancora al momento detenuto. Si sa veramente poco di Marcello. Non ha rilasciato interviste, è un tipo che non parla molto, anche durante i processi in tribunale si è sempre estraniato, non ha mai voluto rispondere alle domande e quelle poche risposte che lui ha dato erano risposte tirate proprio fuori a forza. Sto male qua io, sto male qua. Posso finire così? Mi hanno dato loro. Non mi hai guadagnato i soldi per venire. Mi devono loro. Come? Loro. Loro cosa vuol dire? La famiglia. La famiglia l'ha sempre mantenuto, lei non ha mai dato niente ai familiari? No. Non ha mai lavorato, non ha mai lavorato, la sua famiglia è sempre stata a carico dei familiari? Sì. E così, i familiari chi erano? Mio padre e mia madre. Come? Mio padre e mia madre. Tuo padre e sua madre, sono viventi? Mamma no. Il padre è vivente? Sì. Che cosa fa il padre? Ha lavorato. Che lavoro fa suo padre? Non lavora più. E allora come fa a mantenere? La pensione. Alla pensione. Ma prima di andare in pensione faceva l'attività? Sì. Che lavoro faceva? Lavorava alla CEA. Alla CEA. Lavorava alla CEA, dipendente della CEA. Che ora è pensionato? Quanti figli aveva suo padre? Quanti? Cinque. Cinque. Sono tutti viventi? Quanti sono i viventi? Quattro. È morto. È morto. Quando è morto? Quando è tornato. Lei ha dichiarato che non intende rispondere a nessuna domanda? Sì. Non vuole rispondere a nessuna domanda? Posso andare via? No. Non vuole stare nelle aule di tribunale, ha sempre chiesto spesso di allontanarsi poi dall'aula di tribunale. Tutto questo come si traduce? Perché lui ovviamente durante tutta la sua detenzione ha avuto varie infermità mentali o comunque diagnosi di problemi che comunque non sono compatibili con il regime carcerario. Inizialmente si diceva che erano appoggiati, avevano delle perizie compiacenti eccetera, ma ormai sono passati 35 anni.
anni, perciò secondo me il problema c'è, e per capire che c'è un problema per Marcello Colafigli bisogna andare a monte di tutto ciò. Se si vanno ad intervistare per esempio le persone, i coinquilini, tutti coloro che lo hanno conosciuto sin da bambino fino al momento in cui è stato arrestato, vi racconteranno anche vecchietti, persone del luogo, che Marcello era una bravissima persona, mai una parola fuori posto, mai un litigio, mai una parolaccia addirittura. Era altruista, generoso, se poteva aiutare qualcuno lo aiutava. Questa cosa non è che non si sposa con la teoria che fosse anche uno dei boss della banda della Magliana, ma si sposa male con la teoria del marcellone, del bufalo, che è quello che poi viene descritto. Il bufalo viene descritto come uno aggressivo, uno che giustamente gli saliva il sangue alla testa ogni 3 secondi e aggrediva. Al contrario, anche da Mancini lui viene descritto come una persona educata, come uno addirittura che se veniva strillato si faceva rosso in viso. Voi immaginate, uno dei capi feroci della banda Magliana lo strilli e si fa rosso in viso. Era un amico fraterno, in particolare di Franco Giuseppucci. Lui era legatissimo a Franco Giuseppucci. Fu Franco Giuseppucci a introdurlo probabilmente alla criminalità, o molto probabilmente anche lui aveva questa cosa nel sangue, perché non dobbiamo però sottovalutare il profilo criminale di Marcello Colafigli. Al di là di questa sua base di brava persona, comportamento retto, studente modello, parliamo di una persona degli anni 50, cioè lui è nato nel 53, che si era diplomata geometra. Oggi dire mi sono diplomato geometra è una stronzata, lo può fare chiunque. In quegli anni, in borgata, diplomarsi, studiare significava veramente tanto, e già ve lo dico ai miei tempi, già ai miei tempi il diploma valeva qualcosa, ai tempi di mio padre valeva 10 volte tanto. Per questo, studente, educato, preciso, ben voluto da tutti, generoso, altruista, qualunque cosa positiva gliel'avevano trovata. Ma allora che cosa esplode in lui? Nulla di particolare, lui non ha mai lavorato in vita sua, infatti c'è proprio un processo in cui viene chiesto: ma lei come si è mantenuto nella vita? Ma ha sempre mantenuto mio padre, anche dopo con la pensione, perché il padre era un impiegato modello alla CEA. Nonostante fosse rimasto vedovo, ha comunque portato avanti la famiglia. Questa grande amicizia con Franco Giuseppucci lo porta a fare la malavita, e come dicevamo il suo profilo criminale non è da sottovalutare. Un esempio su tutti è Marcello Colafigli, che ha gestito e trattato il deposito delle armi con la mediazione ovviamente di Pompili. Pompili, che faceva la guardia giurata presso il Ministero della Sanità, oltre ad avere un'azienda, aveva individuato in Biagio Alessi una figura, perché era il custode di questo palazzo, chiamiamolo, distaccato del Ministero della Sanità all'EUR, e aveva voglia di guadagnare dei soldi extra, perché già lo faceva per Pompili, perché ovviamente Pompili era un assenteista al lavoro. Biagio Alessi, poi andatevi a vedere comunque il video che ho fatto sul deposito delle armi, era colui che lo copriva, perché Biagio Alessi faceva le pulizie, era un po' un tuttofare. Poi, sai com'è? Oh, via che te faccio pure far custode della parte distaccata. Gli diedero un appartamento in quel palazzo, quello distaccato, e lui, vedendo sti scantinati grandi, tutta sta situazione, disse: oh, qui invece faccio fa il deposito delle armi. Ma fu tutto gestito da Colafigli, perciò non ha un ruolo marginale Colafigli in queste cose, non solo dal punto di vista degli omicidi, perché Colafigli è formalmente ritenuto responsabile di almeno 3 omicidi, ma anche dal punto di vista delle trattative. Non si mostra un bufalo, uno che vuole: oh, mi devi dar deposito, cioè c'è una trattativa lunga, sì, facciamo così, no, gestiamo colà, questa cosa va là, e in più è stato anche ruolo attivo nell'accesso al deposito delle armi, perché erano pochissimi che potevano accedere al deposito delle armi. Poi c'è stata qualche autorizzazione da parte di Giuseppucci, in particolare per Carminati, però per il resto non facevano accedere quasi nessuno. Ma c'è anche un'altra fase in cui il Colafigli viene identificato come parte attiva, quando a un certo punto si mette in moto per avere un
carico di roba praticamente dalla Sicilia direttamente con il clan di Totorina. Perciò parliamo di un personaggio che non era stupido, che aveva comunque dei contatti, li gestiva, ma che era stato veramente colpito nel momento in cui viene ucciso il suo amico fraterno Franco Giuseppucci. Ed è lì che poi effettivamente viene arrestato, perché la sete di vendetta, perciò questo interruttore che si accendeva nella persona calma, pacata, tranquilla, che era altruista, che non diceva parolacce, diventava una furia omicida. Quando hanno trovato Maurizio Proietti, detto il Pescetto, lo hanno freddato lui e Mancini, e lì si è beccato l'ergastolo, perché poi tutto il casino che è successo a Donna Olimpia, loro che scapparono dentro un portone, si chiusero dentro un appartamento, conflitto a fuoco con la polizia e poi arresto. Da quel momento, perizie compiacenti lo hanno reso incapace di intendere e di volere. Poi la realtà è questa: dopo 35 anni, come dicevo prima, ormai l'hanno capito che quelle perizie erano di parte, però sembrerebbe, visto ancora il regime di carcerazione Marcello Colafigli, che ci siano realmente dei problemi. Non saprei dirvi, cioè queste sono cose che vanno un po' più addentro a una situazione giudiziaria, però anche da quel poco che ho sentito, perché ripeto, c'è poco materiale adesso su Marcello, essendo sempre stato recluso e riservato, perciò nella reclusione è anche riservato, non ha rilasciato interviste, non ha rilasciato nulla, anzi ha evitato addirittura di parlare col pubblico ministero, con l'avvocato difensore, perciò voi immaginate, aveva deciso: sconto i miei anni, me sto zitto e basta. Però sicuramente c'è qualcosa che non va. In ogni caso, la figura di Colafigli rimane, secondo me, un pochettino a cavallo tra il mito e la realtà, perché ci sono delle cose che non sono sicuramente chiare. Sicuramente Colafigli è un duro e puro della sezione Magliana, ovviamente contro i testaccini. Non a caso lui stesso aveva iniziato a odiare i testaccini dal momento in cui era mancato il collante di Giuseppucci, ma in particolare dopo, quando De Pedis iniziò a non aiutare le persone detenute. Infatti lui e tutti gli altri maturarono poi l'idea di ucciderlo. Poi Toscano fu freddato prima, perché De Pedis lo venne a sapere, ma dopo riuscirono, sempre attraverso suoi contatti, perché riuscì lui a trovare due cani sciolti toscani, uno dei quali proprio uccise De Pedis, con l'appoggio ovviamente dei membri della Magliana, quelli duri e puri, quelli dell'area proprio della Magliana. Poi in passato lui aveva gestito anche la piazza relativa a Ostiense, Magliana, perciò San Paolo, Ostiense e Magliana era tutta in gestione a lui. Ripeto, non va inteso come figura secondaria, è uno degli elementi primari della banda Magliana, uno dei fondatori, uno di quelli che è rimasto molto fedele al credo iniziale, e ovviamente nel momento in cui ha perso l'amicizia con Giuseppucci è come se avesse perso una parte di se stesso. Detto questo, se avete altre domande, altri personaggi, altre situazioni da chiedere sulla banda della Magliana, perlomeno per quello che sto cercando di reperire io attraverso un po' gli atti dei processi, le notizie che si trovano in giro e tutto quanto, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Vi ricordo che ci vuole un po' di tempo per fare questi video, perciò non mi scrivete: oh, fai quello, fai... ragazzi, ci vuole tempo, datemi tempo per fare questi video e io ve li porto. Per adesso vi saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.